Ciao, buonasera a tutti. Parliamo ancora di coronavirus, anche perché mi scrivete in tantissimi, quindi preferisco in un solo video darvi quelle che sono le informazioni in mio possesso. In Campania, ad oggi i casi accertati sono 77, per cui diciamo il numero è ancora tutto sommato contenuto, anche se i contagi aumentano inesorabilmente. Nella mia città, Pomigliano, per rispondere anche ai miei concittadini che mi scrivono, ad oggi, a stamattina, ho sentito il responsabile competente dell'ASL, c'è un solo contagio accertato, anche se ci sono contagi nei paesi limitrofi. Ora, qual è il punto? Il punto è che non abbiamo altri rimedi nei riguardi di questo virus per arrestare il contagio che i nostri comportamenti individuali. Nei giorni scorsi il governo ha emanato una serie di disposizioni che riguardano il nostro stile di vita. Io lo so che è difficile cambiare lo stile di vita da un momento all'altro e so pure che dire lavatevi le mani spesso può sembrare una sciocchezza. Vi assicuro che non è così. Ho scelto di fare questo video perché voglio chiedere a ognuno di voi, a voi che mi scrivete, a voi che vi fidate di me, a voi che mi stimate, di stare ad ascoltare. La situazione è seria, potrebbe diventare molto seria, potrebbe diventare grave, e l'unico modo che abbiamo per arginare e contenere la gravità di questa emergenza sono i nostri comportamenti individuali. È il momento di metterli in atto, è il momento di capire che non possiamo più perdere tempo. Ho deciso di fare questo video perché mentre rientravo a casa quest'oggi, mi sono accorta che ci sono centri commerciali con i parcheggi pieni di macchine, vuol dire che i luoghi del ritrovo, i luoghi dove tanta gente sta insieme, a volte anche in spazi ristretti, sono ancora pieni di gente, i bar sono pieni di gente. Allora io non voglio dire chiudiamo tutto, non facciamo più nulla, mettiamo anche in ginocchio la nostra economia, ma il momento è molto serio. E allora bisogna osservare delle norme comportamentali di responsabilità. Non avere distanze ravvicinate gli uni rispetto agli altri, almeno 1 metro di distanza, ci dicono gli esperti del nostro che stanno, diciamo, supportando il nostro governo. Lavarsi le mani spesso, quando si starnutisce o si tossisce, mettere un fazzoletto davanti alla bocca. Non stare nei luoghi affollati. Non si può stare nei luoghi affollati, è pericoloso. Oggi ci sono molte persone asintomatiche che sono già contagiate e che potrebbero contagiarci, a nostra volta noi trasferire il contagio ad altri. È il momento di starsene a casa, più possibile, di evitare più possibile contatti. So bene che il nostro stile di vita è orientato alla socialità, so bene che soprattutto per noi napoletani immaginare di incontrarci senza stringerci la mano o darci un bacio sembra un'eresia. Adesso è il momento di mettere in pratica questi comportamenti. Lo dobbiamo fare per proteggere noi stessi, i nostri cari, ma tutte le persone con cui potenzialmente veniamo in contatto. Lo ripeto, la situazione è seria. Se il contagio continua a diffondersi a ritmi vertiginosi, il nostro sistema sanitario non ce la farà reggere. Sapete bene che ho una conoscenza approfondita del sistema sanitario regionale e sapete bene che ho sempre ringraziato in questi 5 anni di attività gli operatori della sanità, i professionisti, quelli delle professioni sanitarie, medici, infermieri, operatori sociosanitari, tecnici e quant'altro. Ebbene, queste persone hanno uno spirito di abnegazione fortissimo e grazie a loro, se nella nostra regione, nonostante condizioni assurde, veniva garantito, viene garantito ancora l'assistenza sanitaria. Ed è su queste persone qua che anche in questo momento si fonda la risposta all'emergenza. Ma il nostro sistema sanitario regionale ha delle criticità organizzative, delle carenze di organico talmente forti, posti letto non attivati e presenti solo sulla carta, che in questo momento di emergenza tutto questo verrà fuori in maniera drammatica. Immaginate la Lombardia, che viene considerata una sanità di eccellenza, sebbene fortemente privatizzata, sta collassando. Immaginate che cosa succederebbe in Campania se i numeri aumentassero vertiginosamente. Allora, ieri sera il governo ha varato un decreto che diventerà appunto legge nei prossimi giorni, con cui si stabilisce l'assunzione di 20.000 nuovi operatori della sanità.
10.000 infermieri, 5.000 medici, 5.000 operatori sociosanitari per immettere risorse nel sistema sanitario a cui le risorse per decenni sono state sottratte e purtroppo oggi ne paghiamo le conseguenze. Anche in Campania noi abbiamo chiesto a De Luca di scorrere tutte le graduatorie, assumere personale, prorogare i contratti a tempo determinato in scadenza. Io rinnovo l'appello a Vincenzo De Luca di sospendere il taglio del 25% dello stipendio dei medici convenzionati del 118. Oggi al 118 noi stiamo chiedendo addirittura di andare a fare i tamponi al domicilio delle persone sospette, con sospetto di contagio. Non possiamo sovraccaricare il sistema del 118 e poi decurtare di un quarto lo stipendio dei medici. Non è questo il momento. Sospendiamo questo provvedimento. Adesso bisogna lavorare tutti insieme, mettendo tutti nelle migliori condizioni di operare al meglio, sebbene in emergenza. I parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno deciso di donare i soldi derivanti dal taglio volontario degli stipendi dei parlamentari per il potenziamento dei reparti di terapia intensiva in tutta Italia. Stiamo quindi facendo la nostra parte con responsabilità. Vi assicuro che in questo momento per me non è facile andare a puntare il dito rispetto a tutte le defiance che io vedo e so che derivano da responsabilità pregresse. Sto zitta, non lo faccio. Voglio lavorare per costruire perché in questo momento serve responsabilità da parte di tutti ed è quella che io voglio dare. So che all'interno almeno dei quattro presidi, sede di pronto soccorso dell'ASL Napoli 1, andavano attivati posti di terapia subintensiva che servirebbero anche per scaricare le terapie intensive che rischiano di non riuscire a reggere il carico. Ebbene, chiederò che questa previsione venga immediatamente attuata. Dobbiamo agire in maniera preventiva perché non sappiamo nell'arco di qualche giorno come evolverà la situazione, se evolverà aggravandosi. Lo ripeto, quello che succederà dipende da noi, dipenderà dai nostri comportamenti. Lo dico alle madri e ai padri. Io vedo giovani che affollano i locali, ancora tutti quanti ammassati uno addosso all'altro, come se non avessero capito, non avessero chiara la gravità del momento. Allora, chiedo a voi di spiegarglielo perché veramente il momento è serio, il momento è grave e dobbiamo tutti agire con responsabilità. State a casa. Coltivate gli affetti, coltivate le vostre passioni, leggete un libro, mettetevi a fare un dolce, dedicatevi a quello per cui nella nostra vita frenetica, sempre proiettata al di fuori, non c'è più tempo. Allora trasformiamo anche l'emergenza in un'opportunità e dedichiamoci, cambiamo il nostro stile di vita. La crisi può diventare un'opportunità anche per rivedere quegli stili di vita sbagliati che abbiamo assunto fino ad oggi, ma soprattutto agiamo con responsabilità a tutela, lo ripeto, della nostra salute e della salute degli altri. L'unico strumento veramente efficace che abbiamo oggi nei riguardi di un'emergenza senza precedenti è prevenire il contagio. E il contagio lo preveniamo ognuno di noi col proprio comportamento quotidiano, standosene a casa, evitando troppi contatti con gli altri. Adesso è il momento di proteggersi e di proteggerci. Poi torneremo nuovamente a stare insieme, a riunirci, ad abbracciarci. Ci sarà sicuramente questo momento, ma adesso dobbiamo essere seri e responsabili, come hanno fatto altri popoli, come il popolo cinese, rispondendo in maniera forte a quello che era stato l'appello del loro governo e ottenendo in questa maniera un calo dei contagi. Anche noi dobbiamo agire con responsabilità.